Da ieri in cielo c'è un angelo in più e il piccolo José, 8 anni, stroncato da una rara malattia genetica, il suo cuore si è fermato nella notte fra lunedì e martedì, era ricoverato al country pediatrico del San Biagio. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta tutta la città. A Domodossola risiedeva con mamma Susi Viscomi, papà Bruno Campanini e la piccola Natalia. In molti conoscevano la sua storia, in tantissimi questa mattina nella chiesa di Sant'Antonio e la Cappuccina hanno voluto stringersi attorno ai genitori, alla sorella e ai nonni per l'ultimo saluto. Il dramma di José è iniziato lo scorso autunno quando al piccolo è stata diagnosticata la malattia rara. Era un bimbo solare, come è giusto che sia a quell'età. Le nostre telecamere lo avevano immortalato in un momento di gioco a Premia durante una lezione di arrampicata nell'ambito del progetto di aggregazione giovanile promosso dal comune in collaborazione con il GAL. Al nostro microfono aveva confidato la sua grande passione, il pallone, ed è proprio così, impegnato in una partita in cielo, che anche noi vogliamo ricordarlo. Io so giocare a calcio. Anche a calcio, ma tifi anche per qualche squadra? Inter.